Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 6 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Spese pazze, tutte in divertimento. Se non siete in vacanza in un bel posto, le ferie ve le fate in città, ma con uno spirito ugualmente vacanziero, smanettate alla ricerca di spettacoli e situazioni ludiche, vi muovete solo in bici e contattate tutti gli amici rimasti per vederli senza l'ingombro del cronometro. Spese pazze per voi e l'amato bene, con un tocco raffinato e un po' di fantasia il balconcino di casa vostra può diventare Honolulu. Se non potete viaggiare portandovi appresso i bagagli, almeno con l'anima vi fate il giro del mondo. Fortuna in amore, amori fortunati, conoscenze nuove, amicizie, incontri importanti, felicità ma soprattutto casi fortuiti con cui si manifesterà l'amore. Momento opportuno per iniziare progetti e concretizzarli nel breve, soddisfazione nei partner, gioie inaspettate. Vantaggi economici e fortunati aiuteranno la coppia. Non esponetevi troppo sui social network, difendete la privacy dei vostri profili mettendo in conto che qualche malintenzionato può essere sempre in agguato. Persone esterne si intromettono fin troppo nel vostro legame di coppia. Cercate di salvaguardarlo. Si aprono ottime prospettive per lavoro e studio, Marte con il suo aspetto parzialmente favorevole vi concede la grinta necessaria per risultare vincente in più occasioni. Approfittatene. Sappiate rendervi liberi da un rapporto che non vi potrà offrire più niente. Potreste sentirvi irritati a causa di una notizia che sopraggiungerà nel tardo pomeriggio. Ma non preoccupatevi eccessivamente, in questi giorni arriverà una buona notizia che vi farà dimenticare questa irritazione. E in arrivo un piccolo regalo, ricambiate presto il gentile gesto, almeno con un sorriso. Oggi nati di lunedì potrebbero essere tentati ad avere una relazione extra, pensateci bene prima di mettere un piede nella scarpa sbagliata. Non capita tutti i giorni di sentirsi quasi dei leoni, Giove e il Sole faranno sentire fin dalla prima mattina il loro benefico influsso. Ma attenti solo che in serata la malinconica luna potrebbe tirarvi qualche colpo mancino. Cercate di risolvere i problemi da soli. Oggi una persona potrebbe deludervi oltremodo e inaspettatamente. Non fatene un dramma e pensate piuttosto a organizzarvi in modo da affrontare e risolvere davvero i problemi che vi affliggono. Qualche affare in meno non vi porterà un ammanco economico, poiché diverrete più ricchi in altro senso. Qualche responsabilità in più non potrebbe farvi che bene, oltre a potervi apportare enormi vantaggi, sia per voi che per la vostra famiglia. Un appuntamento a cui avevate dato poca importanza potrebbe invece rivelarsi un'opportunità interessante, ricca di prospettive future. Sono molti a invidiarvi la passione che mettete nell'affrontare le situazioni più impegnative, quindi fate tesoro di questa dote e impiegatela al meglio. Profilo dei transiti abbastanza discreto. In mattinata può esservi qualche piccola seccatura in ambito familiare, ma si tratta di poca roba che riuscite a smaltire senza difficoltà nelle ore successive. Le prossime due giornate saranno due giornate importanti per riportare un po' di serenità nella vostra vita. I Cancro che preferiscono rimanere da soli dovrebbero quantomeno coltivare le amicizie più profonde. Questo cielo sostiene chi è rimasto solo troppo a lungo. Cercate di allineare le vostre idee e quelle di qualcuno che potrebbe darvi una mano. È importante poter prendere spunto l'uno dalle idee dell'altro, ma soltanto se si condividono valori ed obiettivi. In questo momento specifico, per voi sarebbe meglio avere un alleato, essere affiancati per qualsiasi evenienza. Vi sentireste più tranquilli, anche di sbagliare, ed avreste sempre un supporto a disposizione, aumentando l'autostima. Dolce e introspettiva la luna acquatica che pone l'accento sui sentimenti, dunque il cuore, il vaso delle emozioni, in aperto conflitto con l'altro vaso, quello degli averi, simboleggiato dal sole ricco in seconda casa. Se non potete permettervi divertimenti costosi non importa, svago e relax si possono ottenere in mille modi, anche molto più intimi e romantici. Saranno quelli che lasceranno una traccia indelebile e ricorderete più a lungo con piacere. Amore ed Eros.
sentimenti solidi, appena appannati da una nota di possessività ingiustificata. Del partner potete fidarvi ad occhi chiusi, le vostre ansie abbandoniche risalgono all'infanzia, ma il poverino non c'entra, non amareggiatelo facendogli di continuo il terzo grado. Cari Cancro, in casa, con partner, figli o genitori, evitate le discussioni inutili, non portano a nulla. Al contempo date il giusto peso alle incomprensioni, anche se sono piccole vanno affrontate e risolte. Sempre. Udite udite, per le prossime e attesissime 24 ore, amore ed Eros sono in sinergia. Le chiavi di un rapporto felice le avete proprio in tasca, potreste insegnare agli amici i vostri segri. Con l'argente o satellite, la luna, nel vostro segno riuscite a recuperare un'intesa più profonda con il vostro partner. Tenete invece d'occhio le vostre abituali frequentazioni, se siete cuori solitari. Alcuni vostri conoscenti vi faranno entrare in contatto con una persona davvero speciale e che vi incuriosisce già a partire dalla serata. Questo in particolar modo se siete nati nella cancerina seconda decade. Lavoro e denaro? Complimenti, cominciate a guadagnare bene, specie se la vostra attività professionale consiste nel coccolare e divertire gli altri, albergatori, ristoratori, animatori, in festa. Discreto anche per tutti gli altri, ma per rilassarvi non avete bisogno di scegliere divertimenti costosi da VIP, tutto dipende dalla disposizione d'animo. Una cenetta sfiziosa o un gelatone bio per voi. Ma qualche bocconcino anche al salvadanaio che ne sarà contentone. Filippica e figli che non la scusa delle vacanze continuano a battere cassa, forse vi hanno scambiati per la Banca Centrale Europea. Vero, guadagnate discretamente, ma se quanto vi arriva in tasca se ne invola subito dopo. Se giocherete bene le vostre carte, in futuro eviterete tutte le delusioni legate alla carriera che non vi avevano permesso di lavorare serenamente nei mesi precedenti. In un segno creativo come il vostro le attitudini e i talenti davvero si sprecano. La Luna, governatrice del Cancro, dà la vocazione per la psicologia, ma la simbologia di nascita e infanzia fa sì che i nativi del segno siano predisposti per la professione pediatrica e ginecologica. La Luna, nella simbologia di casa, è ancora l'ispiratrice della passione per l'architettura e l'arredamento, mentre la proiezione lunare nel passato porta a interessarsi di antiquariato, archeologia, speleologia. Professione artistica per eccellenza e patrimonio esclusivo dell'altra governatrice del Cancro, la creativa Venere, simbolo della letteratura, è la propensione alla scrittura di narratori e romanzieri. Benessere. Gli ottoni e non solo di cibo, anche nel bicchiere, o meglio nella caraffa, oggi, primo sabato d'agosto, si festeggia la giornata internazionale della birra, che con la schiuma bianca sul piano simbolico ban rappresenta la cremosità e la fantasia del vostro segno. La forma fisica è invidiabile, anche se non tutto in questa giornata andrà per il verso giusto. Riuscite a non farvi influenzare dai problemi ma non siete del tutto impermeabili alle situazioni. Per lei, lavoro, faccende, spesa, già il pomeriggio non ne potete più, inforcate la bici o fatevi una bella passeggiata, tra amiche avete un sacco di cose da raccontarvi. Argomento del giorno, tanto per cambiare ... amore. Per lui, cenetta favolosa a lume di candela. Splendidamente romantica, ma il conto non lo è affatto ... sono i costi della conquista, impossibile scaricarli dalle tasse. Colore delle emozioni, verde petrolio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.